Vorrei anche ricordare un'altra contraddizione del governo oggi. Il ministro Fedeli chiede l'obbligo di frequentare appunto le scuole, l'obbligo scolastico a 18 anni. Primo, bisogna invece questo ridurlo a 16 anni come è la media europea e questo ce l'ha chiesto l'Europa con il processo di Bologna. Quindi i nostri giovani Quindi anche entrerebbero il prima liceo nel a mondo 4 del lavoro. anni? Sì, perché noi dobbiamo adeguarci a una tempistica europea diversa. I nostri giovani entrano troppo tardi nel mondo del lavoro e soprattutto non abbiamo un sistema duale alla tedesca, un sistema dove i giovani non devono avere il gap tra la scuola e il mondo del lavoro, devono già entrare preparati. Quindi questo è un elemento che genera posti di lavoro e crescita.